Ecco Gritti che appoggia il pallone, ecco Gritti che si impossessa del pallone di sinistro, batte Tacconi. Il gol successivo, una decina di minuti dopo, sempre nel corso del secondo tempo, parte addirittura da un rinvio di Lorieri, c'è forse un'irregolarità di Bresciani che con la mano controlla il pallone in fase d'avvio, poi la serie dei successivi passaggi è comunque splendida, come splendido è il gran tiro al volo di Rossi che dà il 2-0 definitivo alla, Torino. E quindi